Dopo i fatti, con la morte per colpi d'arma da fuoco di un uomo di origini maghrebine, il ferimento di un agente della polizia locale e prima ancora che sia nota la dinamica dei fatti, si accavallano le reazioni della politica anche a livello nazionale. Di episodio gravissimo e sconcertante parla il segretario federale della Lega Matteo Salvini, l'uomo dando in escandescenza e urlando Allah Akbar in mezzo alla strada. Secondo le prime ricostruzioni, scrive Salvini, avrebbe sottratto la pistola a un carabiniere e ferito un agente della polizia municipale, al quale vanno i nostri auguri di buona guarigione. Voglio sperare che ora non ci sia chi darà la colpa alle forze dell'ordine per quanto accaduto. Il primo ad aver commentato è stato il presidente del Consiglio regionale Veneto, Ciambetti. La sparatoria a Far lascia sgomenti. Oggi è il momento del dolore, della solidarietà all'agente di polizia ferito e ai carabinieri coinvolti il loro malgrado in una dinamica tanto drammatica quanto imprevedibile. Sto seguendo con apprensione quanto avvenuto nel comune di Fara Vicentino, aveva commentato a caldo il presidente della regione Veneto Luca Zaia. In attesa di aggiornamenti, il mio pensiero va alle persone coinvolte e all'agente ferito. Piena solidarietà all'agente Alex Frusti e alle forze dell'ordine coinvolte, è stata espressa anche dal presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Un fatto grave, aggiunge, che avrebbe potuto avere risvolti ancora più drammatici per la comunità se non ci fosse stato l'intervento deciso della polizia locale, Alto Vicentino e i Carabinieri. A loro la gratitudine personale e dell'ente che rappresento.